Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando dell'inchiesta relativa all'appalto della ASL di Pescara, perché questo pomeriggio intorno alle 17 è arrivato in procura a Pescara il presidente della regione Abruzzo, lo vedete nelle immagini, Marco Marsiglio, convocato dai PM Luca Sciarretta e Anna Benigni come testimone nell'ambito dell'inchiesta su una presunta gara truccata da 11 milioni di euro per affidamento della gestione di residenze per disabili psichiatrici alla cooperativa La Rondine da parte dell'ASL. L'inchiesta aveva tra i principali indagati il dottor Sabatino Trotta, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Pescara, suicidatosi poche ore dopo l'arresto nel carcere di Vasto. E allora noi andiamo proprio in diretta dall'esterno di Palazzo di Giustizia a Pescara con il nostro Giuseppe Dintino. Buonasera Giuseppe, abbiamo visto le immagini dell'ingresso del governatore della regione Abruzzo Marco Marsiglio, che non è ancora, se non erro, non è ancora uscito dall'incontro con i PM. Sì, buonasera dal Tribunale di Pescara, lo stiamo ancora attendendo il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio a colloquio da circa due ore oramai con i PM Anna Benigni e Luca Sciarretta, su come persona informata sui fatti nell'inchiesta sulla presunta gara truccata da 11 milioni per la gestione di residenze per disabili psichiatrici a una cooperativa. Come dicevi, un'inchiesta segnata dal suicidio di Sabatino Trotta in carcere a Vasto nel giorno in cui fu arrestato. L'inchiesta verte proprio su tangenti e regali che Trotta avrebbe ricevuto per favorire la cooperativa La Rondine, di cui è rappresentante legale l'altro indagato, Domenico Mattucci, insieme alla coordinatrice Luigia Dolce. Ormai sono due ore, dicevo, che dentro dovrebbe a momenti uscire Marsiglio. In precedenza è stato ascoltato anche Claudio Damario come persona informata sui fatti in questa inchiesta, e ci dicono che proprio ora sta uscendo il governatore Marsiglio dall'incontro in procura, dove appunto era ascoltato semplicemente come persona informata sui fatti. Tra l'altro i PM che si occupano di questa inchiesta sono gli stessi che si occupano anche dell'altra inchiesta che riguarda l'ASL di Pescara, che è quella che ne vede coinvolti Vertici, Ciamponi e Caponetti. Lo vedete, eccolo Marsiglio, accompagnato da un suo collaboratore che sta arrivando direi a questo punto di... Visto che non possiamo muovere la camera, Jacopo, andiamo a cogliere le prime dichiarazioni di Marsiglio e possiamo ricollegarci tra poco. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Giuseppe, rientriamo ovviamente tra poco, ci ricollegheremo con te, noi andiamo avanti con il nostro telegiornale e parliamo di Covid, in attesa di ricollegarci appunto con Palazzo di Giustizia a Pescara per sentire le impressioni del governatore della regione Abruzzo Marco Marsiglio a colloquio per un paio d'ore con i PM che indagano sugli appalti all'ASL di Pescara. Dicevamo pagina Covid, eccolo qua, andiamo a Pescara. Naturalmente non posso dirvi quali sono i contenuti delle domande perché, diciamo, la procedura è questa, quindi il verbale di questo colloquio è segretato e quindi non sono autorizzato a rivelarne contenuti, domande o elementi. Posso solo dire appunto che c'è stato un colloquio molto sereno, molto cordiale e con grande spirito di collaborazione reciproca. Ma è stato sorpreso di questa convocazione? Io sono stato molto sorpreso di quello che è accaduto a Sabatino Trotta, il resto viene da sé. Io ho detto con molta chiarezza sin dal primo momento che con Sabatino Trotta avevo stretto un'amicizia anche umana e personale, e mi ferisce molto scoprire che Sabatino Trotta, magari la persona che avevo conosciuto, era un altro Sabatino Trotta. Presidente, quindi un colloquio, come dice lei, sereno? Sì, naturalmente. Ma anche sui rapporti della politica? E ripeto che non posso dare indicazioni. No, quelli di Trotta che voleva
ambiva a entrare Non mi faccia domande che riguardano o che possono riguardare le domande che mi sono state rivolte. Al di là degli accertamenti della procura, la regione si sta muovendo anche per accertare cosa sia successo in qualche modo? Stiamo appunto collaborando esattamente per questo. Presidente, quindi un bilancio di questa giornata? Non ho nessun bilancio particolare da fare, insomma non è mai divertente né piacevole essere coinvolti in vicende simili, ma penso che sia doveroso per ogni cittadino e tanto più per chi rappresenta e tutela le istituzioni darsi da fare e collaborare con pienezza, diciamo, con tutte le proprie forze, perché appunto si faccia luce e si garantisca trasparenza, giustizia in tutti i sensi. Ma i magistrati hanno espresso qualche, diciamo, dubbio, qualche ombra sull'operato politico della regione sul fronte di questa inchiesta sanitaria? Premesso che questa è una domanda che non deve rivolgere a me e che io torno a dire per la terza volta che sono tenuto al segreto sui contenuti. Sono stato chiamato come persona informata dei fatti e neanche lontanamente sfiorata dall'ombra appunto di un dubbio rispetto alla correttezza dei miei comportamenti e quindi della regione che rappresento, e in questa veste ho fornito tutte le informazioni di cui potevo disporre, almeno di quelle di cui dispongo, perché... Grazie, Presidente, gentilissimo. Insomma, possiamo rientrare. Giuseppe, abbiamo ascoltato le dichiarazioni del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, che ha definito il colloquio sereno e cordiale. Ha detto: sono stato chiamato solamente come persona informata sui fatti e nulla a che vedere con l'inchiesta, ovviamente non potendo entrare all'interno dei contenuti del colloquio con i pubblici ministeri, e poi soprattutto si è detto sorpreso e dispiaciuto ovviamente di quanto accaduto a Sabatino Trotta. Peraltro nel tardo pomeriggio, poco prima del nostro telegiornale, è arrivata una nota del direttore generale della ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi, che ha voluto sottolineare che in merito alla sottoscrizione del contratto con la cooperativa La Rondine, finita al centro proprio delle indagini della Procura di Pescara, si tratta di un atto che, come legale rappresentante pro tempore, è avvenuto unicamente a seguito dell'istruttoria condotta e condivisa dagli uffici aziendali competenti e previa consultazione con il legale di fiducia dell'azienda. Questa la nota del direttore generale della ASL, Vincenzo Ciamponi. Se non ci sono novità, Giuseppe, ulteriori considerazioni, noi possiamo rientrare. Sì, ultimo solamente questo, che appunto non ha voluto dirci Marsiglio se è stato convocato anche per i rapporti politici, perché ciò che non ho fatto in tempo a dire in precedenza è che Trotta era stato anche uno dei candidati nella lista di Fratelli d'Italia alle ultime regionali nel 2019, e Marsiglio appunto non ha voluto dirci se c'entrano in questa inchiesta in qualche modo il fatto che comunque si conoscessero anche come colleghi di partito. E intanto la Procura di Vasto ha anche aperto un'inchiesta sulla morte di Trotta, che è morto a Vasto in carcere, per cui Marsiglio si è detto ovviamente profondamente colpito. Non ci sono aggiornamenti, in caso vi rimando alla prossima edizione delle 23. Grazie. Grazie Giuseppe, grazie ovviamente anche per il supporto tecnico a Loris Bennato. Noi andiamo avanti con il bollettino odierno sull'emergenza Covid in Abruzzo, che certifica altre 90 nuove positività sul territorio con una percentuale del 4%, 5 nuovi decessi, mentre sono 50 le persone guarite. Vediamo. Sono 90 i nuovi casi di positività riscontrati oggi in Abruzzo, di età compresa tra 1 e 89 anni, risultati dai 2.206 tamponi molecolari e dai 695 test antigenici effettuati nelle ultime ore. Se si tiene conto soltanto dei primi, il tasso di positività, rapporto tra test effettuati e positività riscontrate, la percentuale si attesta di pochissimo oltre la soglia del 4%, mentre se calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari
pari al 3,1%. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 55.433 tra dimessi e guariti, più 134 rispetto a ieri. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 13, di cui 3 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Pescara e 6 in provincia di Chieti. 569 pazienti, più 12 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 64, meno 1 rispetto a ieri, con 3 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 9.777, meno 61 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, mentre il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 2.248 di età compresa tra 63 e 92 anni. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 10.410, meno 50 rispetto a ieri. Del totale dei casi positivi, 16.812 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 21 rispetto a ieri, 17.469 in provincia di Chieti, più 54, 17.440 in provincia di Pescara, più 17, 15.644 in provincia di Teramo, numero invariato, 543 fuori regione, più 1, e 183 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Stabile il numero dei contagi Covid in provincia di Teramo, mentre scendono i ricoveri in ospedale, soprattutto nelle terapie intensive. La ASL annuncia di aver individuato 5 grandi hub vaccinali sul territorio per effettuare la vaccinazione di massa e presenta 5 nuovi primari di unità complesse. Tania Bonici Castelli. Situazione Covid in provincia di Teramo. Stabili contagi, scendono i ricoveri in ospedale e soprattutto nelle terapie intensive. Per quanto riguarda le vaccinazioni, l'ASL di Teramo annuncia che si passa dal sistema a chiamata, che resta solo per i più fragili e gli ultimi over 80, a quello a prenotazione sul sito Poste. Intanto vengono individuati 5 grandi hub vaccinali sul territorio provinciale: l'Università di Teramo, il centro Pioppia Giulianova, Colonnella uscita autostrada, Atri e Montefino. I vertici aziendali ribadiscono però che accanto alla straordinarietà di azioni contro la pandemia c'è tutto un lavoro importante per riorganizzare una grande squadra di primari ospedalieri. Oggi, nella sala Fagnano di Circonvallazione Ragusa, il direttore generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, ha presentato 5 nuovi primari di unità complesse. Anna Rita Gabriele, direttore del pronto soccorso, Claudio Di Bartolomeo dell'Hospice, Mario Di Domenico Antonio del servizio veterinario, Katia Cannita, direttore di oncologia, Carmelo Barbera, endoscopia digestiva e Sofia Chiatamone, laboratorio analisi. Come pensa di riorganizzare il pronto soccorso di Teramo? Sì, finita la pandemia, il pronto soccorso di Teramo vedrà una zona di pronto soccorso generale, l'osservazione breve che ha 6 posti letto e poi abbiamo una zona di medicina d'urgenza che sarà la prima ad essere aperta nell'Abruzzo, dove ci saranno 6 posti letto. Di questi 6 posti, un paio di posti probabilmente li saranno dedicati alla neuropsichiatria infantile, e la convenzione con il bambino Gesù ci permetterà di seguire i bambini come se fosse un vero e proprio pronto soccorso pediatrico. Il trattamento dei tumori del pancreas, sì. Questo farà diminuire la mobilità passiva? Sì, praticamente sì, già da un paio di anni, da quando io dirigo da facente funzione l'unità operativa complessa di gastroenterologia, è cominciata questa riduzione di mobilità passiva ed è iniziata una mobilità attiva anche extraregionale, in quanto l'azienda ci ha messo veramente a disposizione le ultime innovazioni tecnologiche per quanto riguarda il trattamento purtroppo palliativo di queste neoplasie, che come sappiamo hanno una elevatissima mortalità anche nei pazienti, appunto, che, come dire, sono poi candidabili all'intervento chirurgico. Punterete sulla differenziazione delle cure? Assolutamente sì, noi cerchiamo di prefiggere un obiettivo che è quello della medicina personalizzata e quindi cercare attraverso delle progettualità che sono già in campo di poter valutare più nel dettaglio attraverso delle piattaforme multigeniche quelle che sono le caratteristiche intrinseche dei tumori, quindi ogni paziente ha bisogno di qualcosa di diverso e quindi poter dare loro trattamenti sempre più innovativi. Consiglio comunale straordinario all'Aquila per discutere del progetto di velocizzazione della tratta Pescara-Roma. Lo studio di prefattibilità di RFI adottato dalla Regione Abruzzo esclude il capoluogo di regione dagli interventi. Il Consiglio comunale aquilano chiede che si faccia marcia indietro trovando una soluzione condivisa.
L'Aquila non ci sta ad essere tagliata fuori dall'alta velocità Roma-Pescara. L'opera, che più che nell'alta velocità vera e propria consiste in un ammodernamento della linea ferroviaria che collega l'Adriatico e il Tirreno, passando per Sulmona e Avezzano, vale circa 7 miliardi di euro, trasporto merci compreso. Il progetto però, oltre a non avere ancora una copertura finanziaria, taglierebbe fuori Teramo e il capoluogo di regione. Cioè noi dobbiamo dimostrare di avere l'intelligenza, la capacità, l'equilibrio di fare sintesi, di trovare insieme una soluzione che non mortifichi alcun territorio e che getti le basi per realizzare un'opera che diventa oggettivamente strategica per tutta la provincia, per questa regione, in particolar modo anche per la nostra città. È follia pensare che si faccia un investimento di 1,5 miliardi e la città dell'Aquila venga completamente tagliata fuori dai collegamenti. Noi non ce lo dobbiamo porre il ragionamento come cittadini dell'Aquila, noi il ragionamento ce lo dobbiamo porre come cittadini della regione Abruzzo. Benché un protocollo tra i governatori Zingaretti e Marsilio, l'allora ministra per le infrastrutture De Micheli e l'amministratore delegato di RFI Gentili sia stato firmato un anno fa, in molti non sono convinti del progetto, sia per la strategicità negli scambi commerciali tra l'Europa orientale e quella occidentale, sia per l'impatto ambientale. Fase 1, Roma-Avezzano, 40 chilometri di gallerie ad un costo di 2 miliardi 850 milioni di euro. La fase 2, questa è stata adottata, Pescara-Sulmona, gallerie 14 chilometri, costo 2 miliardi 400 milioni di euro. Fase 3, Sulmona-Avezzano, gallerie 18 chilometri, costo 1 miliardo 700 milioni di euro, costo complessivo iniziale 7 miliardi dello studio di prefattibilità, tempi previsti 8 anni. Ora capite bene che stiamo parlando di cifre mostruose, monumentali e astronomiche. Come classe dirigente possiamo elogiare questo dubbio, a capire, vogliamo che qualcuno ce lo certifichi, e lo chiedo non da aquilano ma da cittadino italiano, se non ci sono ipotesi di tracciati alternativi che siano meno costosi, meno impattanti a livello ambientale. Faccio presente che il buco, i danni del traforo del Gran Sasso e le conseguenze ancora ce le portiamo, immaginate voi che cosa significa 70 chilometri di gallerie. Qualcuno ce lo vuole certificare che ci siano ipotesi o che non ci siano ipotesi meno impattanti a livello ambientale? Dopo anche una petizione che ha raccolto circa 8.500 firme, il Consiglio Comunale Aquilano ha approvato con 24 voti favorevoli una risoluzione che impegna il sindaco Biondi a presentare a Regione e Conferenza Stato-Regioni un progetto di fattibilità della rete ferroviaria Roma-L'Aquila-Pescara. Manifestazione studentesca questa mattina a Pescara davanti alla sede della regione. Gli studenti protestano contro i mancati investimenti su edilizia scolastica, trasporto e diritto allo studio durante questo lungo periodo di didattica a distanza. Rieccoci alle lezioni in presenza, ma i problemi della scuola non sono di certo risolti. Questa mattina a Pescara, dopo la manifestazione del 26 gennaio all'Aquila, un manipolo di studenti delle scuole superiori si è radunato in presidio davanti alla regione, nonostante il maltempo. In questi mesi di chiusura, infatti, sono mancati da parte di governo e regione investimenti significativi sull'istruzione, in primis per quanto riguarda trasporto pubblico ed edilizia scolastica. Questi due temi, il primo rispetto all'andare e tornare da scuola, il secondo rispetto a spazi adeguati dove fare lezione, sono di fondamentale importanza per lo svolgimento della didattica in sicurezza in quest'anno segnato dal Covid. Le nostre richieste sono rimaste inascoltate ad oggi. A quelle che abbiamo avanzato a gennaio, che principalmente riguardavano il sistema dei trasporti, non c'è stata risposta, e allora abbiamo ben pensato insieme ad altri collettivi, quello di Lanciano e quello dell'Aquila, di avanzare una serie di nuove proposte riguardanti il diritto allo studio e quindi anche declinate toccando vari aspetti dell'istruzione, vale a dire l'edilizia scolastica, nuovamente il sistema dei trasporti e una riflessione più ampia sulla didattica.
con la speranza di sottoporlo all'opinione pubblica, all'attenzione dell'opinione pubblica, degli studenti tutti e soprattutto delle istituzioni uniche realmente competenti nella risoluzione di queste problematiche, seppure assenti, quantomeno per quanto riguarda la maggioranza. Abbiamo chiesto un tavolo, ma la Giunta non ci ha risposto, dicono gli studenti, di cui una delegazione è stata accolta da alcuni consiglieri regionali del Partito Democratico, i quali hanno promesso di sollecitare a tal proposito la maggioranza. Nonostante da parte dell'associazione sia arrivata una PEC indirizzata sia a Marsilio che a D'Annunzi sia a Sospiri, una PEC tra l'altro inviata per tempo, quindi utile ad una risposta da parte delle forze di maggioranza, questa risposta non c'è stata e stiamo ancora attendendo. Di fatto dubito che si presenteranno oggi in piazza, è l'ennesima riprova di come un dialogo sia diventato per lo più unilaterale e quindi inesistente. Per venerdì intanto studenti attesi nuovamente in piazza a Lanciano con l'intento di riportare la scuola al centro del dibattito politico. Adesso apriamo l'ampia pagina di sport, partiamo dalla Serie B e dal Pescara. Non buone notizie in casa biancazzurra perché c'è un rischio focolaio Covid in casa biancazzurra. Come è riportato infatti nel pomeriggio dal collega di Sky Sport Daniele Barone, nel gruppo squadra biancazzurro ci sarebbero 3 casi di positività oltre quello annunciato ufficialmente dal club 2 giorni fa a ridosso della partita di Brescia, dunque sarebbero 4. Oggi l'intero gruppo ha sostenuto un ulteriore giro di tamponi e si è in attesa dei responsi ufficiali. Sempre oggi pomeriggio la squadra ha ripreso gli allenamenti al Poggio, ma in forma individuale, proprio in attesa dei risultati dei test molecolari. L'allenatore Gianluca Grassadonia, che ha avuto febbre nei giorni antecedenti la partita del Rigamonti e che durante il match era svenuto a pochi minuti dalla fine, rimasto in albergo. Ieri si era sottoposto a un nuovo tampone che aveva dato esito negativo e dunque in dubbio la disputa di Pescara Virtus Entella di sabato prossimo. L'esplosione di un focolaio potrebbe anche indurre la ASL di Pescara a emanare un provvedimento per sospendere partite e allenamenti collettivi. Dalla Liguria intanto è notizia di oggi dell'esonero del tecnico abruzzese Vincenzo Vivarini, panchina affidata all'allenatore della Primavera Gennaro Volpe. Ma per tutte le novità io vi do appuntamento a questa sera alle ore 21 con la trasmissione replay di Enrico Rocchi e chiaramente ci sarà al centro del dibattito anche questo pericolo di focolaio Covid nel Pescara con il rischio anche del rinvio della partita, che è uno scontro diretto salvezza in piena regola contro la Virtus Entella. Scendiamo in Serie C adesso, sconfitta nominata per il Teramo contro la Cavese, ultima della classe, ennesimo passo falso di una stagione che volge al peggio per i colori biancorossi col capitano Arrigoni che ha difficoltà a spiegare uno stop assolutamente non preventivato. Non è semplice venire qua a dire qualcosa perché in questo momento si farebbe meglio stare zitti e andare a casa e riprendere in settimana l'allenamento. Faccio fatica anch'io a dire qualcosa e purtroppo abbiamo subito quel gol su calcio d'angolo e dopo la partita è stata difficile. Sapevamo che venivamo qua a fare una partita difficile, sarebbe facile dire adesso, sicuramente verrà fuori che la squadra ha sottovalutato la Cavese, non è assolutamente così, noi siamo venuti qua per fare la partita che dovevamo fare sapendo che sarebbe stata una partita difficile, che loro avrebbero messo tutto quello che potevano avere per darsi una speranza, quindi non è stato quello il problema. Purtroppo in queste partite devi essere bravo a portarti l'episodio a tuo favore, loro sono stati più bravi di noi e poi è stata dura, ci abbiamo provato a riprendere la partita, però sappiamo che queste partite se si mettono così noi facciamo fatica, quindi non dovevamo assolutamente farla mettere così la partita. Da fuori non pensiate che noi siamo qua, giochiamo questa partita, andiamo a casa e siamo contenti, noi andiamo a casa e abbiamo preso una mazzata, però sta... tra virgolette il bello è che noi non abbiamo concluso niente, quindi dobbiamo essere forti, ricominciamo. Purtroppo pensavamo di aver fatto uno step, non l'abbiamo fatto, siamo dovuti tornare indietro,
Lavoriamo e cerchiamo, so che diciamo sempre le stesse cose, cerchiamo di fare esperienza, cerchiamo di fare, sì, è normale che i risultati sono troppo altalenanti, nel senso vinciamo e perdiamo, non riusciamo ad avere continuità, però ripeto, in questo momento noi dobbiamo, cioè io capisco voi, capisco può essere l'ambiente, capisco tutti quelli che in questo momento è facile darci addosso, non dico niente, fa parte delle parti, in questo momento noi dobbiamo subire quello che eventualmente ci viene addosso, però dobbiamo reagire, so che è una frase fatta eccetera eccetera, però la penso veramente così, cioè noi dobbiamo portarci a casa sta scoppola, però non possiamo mollare adesso, perché comunque dobbiamo difendere quello che abbiamo fatto fino adesso. Turno di campionato in Serie D che ha visto i successi delle prime due della classifica, seconda vittoria in pochi giorni per il Pineto, mentre c'è il rammarico in casa Giulianova che perde Cesario che si trasferisce al Foligno. Mercoledì si torna in campo per il turno infrasettimanale. 25esimo turno di campionato in Serie D con la capolista Campobasso che fa la voce grossa e tra le mura amiche regola con un perentorio 4-0 il Castelnuovo. Gara quella del nuovo Romagnoli complicata per i neroverdi di Guido Di Fabio e condizionata anche dall'infortunio dell'assistente Bertozzi di Cesena e con la sostituzione di entrambi gli assistenti dopo consulto telefonico senza frutto dell'arbitro Gauzzolino di Torino. Castelnuovo con 3 sconfitte e un pari nelle ultime 4 e che dopo domani se la vedrà contro la vice capolista Notaresco in trasferta. Era una partita in equilibrio, avevamo preso un gol su un'autorete, però in campo tutte e due cercavamo di fare la partita, abbiamo provato anche noi di ribaltarla. È capitato che il primo tempo è abbastanza equilibrato, il secondo tempo siamo rientrati e stiamo facendo delle buone cose, abbiamo perso una palla a centrocampo, ed è venuto il 2-0 e dopo il 2-0 è stata più difficile, però fino a quel momento la partita era in equilibrio. A proposito di Notaresco, vittoria sofferta ma di grande carattere a Castelfidardo, dopo essere andata sotto la formazione rosso-blu ha il merito di rimettere a posto le cose in pochi minuti con Marchionni e Dos Santos, il giorno peraltro dell'esordio di Alberto Acquadro chiamato a sostituire lo sfortunato Bianciardi. Vittoria che ha un peso specifico enorme considerando le tante assenze, Banegas su tutte a cui Epifani ha dovuto far fronte. Adesso è necessario vincere sempre, cercando di stare lì dietro e cercando di rimanere più a lungo possibile attaccato al treno del campo basso, e anche se noi abbiamo una partita di meno, e il campionato secondo me è ancora lunghissimo perché poi mancano a noi 11 partite, a loro 10, e cercheremo di stare lì davanti fino alla fine cercando di vivere un sogno che stiamo vivendo, adesso non abbiamo più niente da perdere, ce la giocheremo sempre e cercheremo di vincere tutte le partite. Seconda vittoria consecutiva in pochi giorni per il Pineto, l'11 di Marco Pomante dopo il Monte Giorgio mercoledì regola anche il Porto Sant'Elpidio e continua la risalita alla classifica del girone F in attesa di completare i recuperi, 7 ancora da disputare. Minnozzi ancora una volta si conferma l'uomo in più dei biancazzurri che mercoledì vanno a Genzano contro una Cinzia Albalonga sconfitta in trasferta dalmatese. Avevo paura di questa partita perché non è facile affrontare una squadra che non ha nulla da perdere e noi siamo stati bravi a impattarle subito la gara perché siamo andati subito con 2 gol di scarto. Normale, sono un po' tra virgolette dispiaciuto per il secondo tempo perché ci siamo un po' accontentati e abbiamo rischiato di fare tra virgolette il danno, perché quando prendi il 2-1 poi va a rischiare di pareggiare la partita che sinceramente non lo meritavi. Battuto di misura infine la Giuliano Varieti, la squadra di Bitetto crea ma sciupa e nel finale viene punita dalla rete di Galvagno che sfrutta una staffilata di zona dal limite dell'area di rigore. Non una buona giornata per i giallorossi, anche considerando la vittoria del Fiuggi sulla Recanatese. Perché abbiamo anche cercato di riprenderla, ma mancava poco tempo, è stata una partita, come dire, un po' equilibrata se vogliamo, noi abbiamo avuto anche nel primo tempo delle buone opportunità per passare in vantaggio, poi nel secondo ne abbiamo avute altre. Loro hanno espresso con molta sincerità un quarto d'ora del primo tempo dove noi non ci avevamo capito nulla, perché loro hanno tenuto, ci aggredivano, non ci facevano giocare e poi cercavano anche di giocare loro e bene, hanno tenuto più un predominio territoriale. Però per noi è un peccato perché era una partita
che si poteva, ecco, dove magari l'episodio, l'azione, una rete poteva capitare anche a noi, invece è capitata a loro. Andiamo a casa sempre comunque pieni di rabbia. Mercoledì si torna in campo per il turno infrasettimanale, anche la Vastese ferma ormai da tempo, ma non il Giulianova, per casi di positività nel gruppo squadra dell'Olimpia Agnonese. Rinviato anche il derby molisano tra Vasto Girardi e Campobasso. E questo era il nostro ultimo servizio, termina qui la seconda edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo alle 21 l'appuntamento con Replay di Enrico Rocchi con tutte le ultimissime. Sulla notizia che vi abbiamo dato poco fa sul rischio focolaio Covid all'interno della Pescara Calcio, con altre 3 nuove positività oltre quella accertata nei giorni scorsi a ridosso della partita contro il Brescia. Dunque appuntamento alle 21 con Replay in diretta dai nostri studi. Il telegiornale torna con la terza edizione invece alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.